Sono quattro al momento i tamponi di cui si attendono i risultati all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Quattro casi sospetti, di cui alcuni già ricoverati dallo scorso giorno, un altro giunto invece nella notte. Sotto osservazione anche una donna in isolamento che avrebbe partorito pochi giorni fa. Mentre si ha pieno lavoro anche su un altro fronte, la disposizione del presidio di Scafati per l'accoglienza dei casi di Covid-19. Fino a qualche ora fa tre pazienti in malattie infettive e uno sta in rianimazione, in isolamento. Ecco, cioè, in isolamento si riferisce a caso risultato positivo l'uomo di Mercato San Esatto, Severino? Come sono le sue esatto, condizioni? esatto, esatto, esatto. Le condizioni sono stazionarie. E c'è una donna poi che ha partorito da pochi giorni che è attenzionata, si sarà fatto il tampone anche su di lei, è una donna in Diciamo che isolamento. tutti i sospetti, ormai noi, un po' i criteri epidemiologici negli ultime settimane, negli ultimi giorni, sono un poco saltati, perché mentre qualche settimana fa i criteri epidemiologici, diciamo, ci aiutavano tantissimo, perché contatti con persone delle zone rosse o che venivano dalle zone rosse. Oggi ormai è tutta l'Italia che è interessata e quindi il criterio epidemiologico in quel caso ci faceva sospettare. Oggi diamo molta importanza al criterio clinico, sia per quanto riguarda da un punto di vista sintomatologico, quindi febbre, tosse, Quindi sarà con... effettuato il tampone anche su di lei, in via Sì, precauzionale. volevo terminare questo perché è importante, quando il paziente viene, noi lo troviamo, è un sospetto. Però lo trattiamo da un punto di vista del percorso assistenziale come fosse un caso conclamato. Li consegniamo a ore, man mano che arrivano li consegniamo perché si consumano, perché hanno anche delle scadenze, mi riferisco alle mascherine per quanto riguarda poi la sterilità stessa di questi dispositivi e questa è una difficoltà. Però credo che tra questo fine settimana, inizi di settimana prossima, sicuramente possiamo avere la disponibilità di dispositivi e quindi possiamo garantire senza ambascia tutti gli operatori sanitari e gli assistiti. Speriamo anche che ci sono diverse tipologie di mascherine, non tutti necessitano di quelle predisposte con il filtro, perché se si lavora in reparti in cui non ci sono, diciamo, più difficile che arrivi qualche caso, si può utilizzare la classica mascherina da chirurgia, quella che sto indossando io praticamente. Dice bene, noi abbiamo tre tipi di mascherine, almeno per quanto riguarda questo aspetto. Abbiamo le mascherine chirurgiche che di solito forniamo i reparti meno esposti, sia per gli operatori e sia per i pazienti che si spostano per indagini diagnostiche per altri motivi, per patologie di altri motivi. Poi ci sono le FFP2 che in effetti facciamo utilizzare agli operatori più esposti. Mi riferisco al pronto soccorso, malattie infettive, radiologie, un po' quelli che vengono a contatto con contatti stretti con i sospetti. L'FFP3, che sono quelle che si trovano o non si trovano proprio, in effetti, nei casi conclamati. Però diciamo la verità, anche l'FFP2 va bene. Lei mi ha chiesto la differenziazione, quindi le ho detto solamente quali sono questi. Poi ci sono altri dispositivi, i copricapi, i calzari, diciamo camici impermeabilizzate, tute, che stiamo avendo man mano, li consegniamo però si consumano. Spero che questa fase di, come devo dire, di difficoltà, perché mi dà condizione di ansia per garantire ovviamente la tutela di tutti gli operatori e dei pazienti. C'è C'è qualche tecnico in quarantena, diciamo? qualche tecnico in quarantena perché diciamo che i contatti stretti degli operatori che sono venuti a contatti con i sospetti, il protocollo prevede che viene messo in quarantena, però è anche vero che se si è adottato il dispositivo di protezione individuale, il medico, poi il collega dell'unità operativa complessa di epidemiologia del territorio, fa una valutazione sul rischio. Quindi la quarantena è quella che prevede il protocollo per 14 giorni. Ovviamente questo per noi è un altro aspetto critico, perché
perché già il personale è insufficiente e quindi ci impone ovviamente degli accorgimenti organizzativi con orari aggiuntivi, orari straordinari, e su questo rispondo alla seconda parte della sua domanda. Voglio ringraziare un poco tutti i medici, tutti gli infermieri, tutti gli OSS, tutti quelli che collaborano in questo momento di emergenza.